Presidenza, il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, che ci ha onorato oggi, e diamo subito al Presidente la parola. Grazie. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Parliamo di un tema di una attualità assoluta, ma parliamo anche di un tema che più delle volte, soprattutto nei confronti di persone incompetenti, suscita preoccupazione e dubbi. Io prima ancora di parlare o di provare a entrare nello specifico spazio ai relatori, io qualche riflessione comincerei a farla però sul modo più economico per produrre energia, che è il risparmio energetico, soprattutto il risparmio energetico applicato agli edifici, ai contenitori pubblici, tema sul quale, per la verità, poco o nulla si è fatto, e non è chiaramente il risparmio energetico, il pannello solare che garantisce una parte di copertura per il consumo di energia, ma quanto soprattutto l'efficientamento energetico. Quindi questo sicuramente è un tema sul quale ci confronteremo, perché penso che l'efficientamento energetico sia il primo elemento da sostenere. Secondo, energie alternative. Penso che sull'eolico ci sia ben poco da dire, visto che sono più le polemiche che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo, però anche su questo penso che un ruolo della Regione finalizzato a pianificare le eventuali possibilità residuali per impianti eolici ci sta tutto nel momento in cui la Regione predisporrà un piano regolatore, sovrapponendo banalmente le carte, uso del suolo, carta dei venti, vincoli e aree urbane, per cui avremo immediatamente individuato le aree a potenziale vocazione eolica che vedranno però la Regione protagonista, non più i comuni negoziare direttamente con le società l'eventuale royalty, o meglio qualche elemosina di royalty rispetto all'impresa che realizza, ma semmai la Regione che la farà da protagonista nel momento in cui pianificherà e chiederà il giusto riconoscimento quali misure compensative per impianti di questo tipo. Sul fotovoltaico sapete un po' tutti come la pensiamo, non crediamo che il fotovoltaico che ha brutalizzato la produzione agricola possa servire a qualcosa, onestamente in questa regione, semmai il fotovoltaico può significare qualcosa nel momento in cui si interviene effettivamente sulle coperture degli edifici esistenti. Invece, attenzione particolare, riteniamo debba essere rivolta alla biomassa. Biomassa come opportunità di filiera, biomassa come opportunità di ripartizione del valore aggiunto su tutti i livelli, soprattutto sulla produzione e soprattutto sul recupero dei terreni agricoli, tenendo presente che alcuni ragionamenti, quali per dire il carburante da fonte vegetale non da fonte fossile, continua a essere un elemento di particolare attenzione, considerando soprattutto i temi delle direttive comunitarie che si sono susseguite, che impegneranno a scadenza la produzione di biocarburante da fonte vegetale, che arriverà al 15% rispetto a quello da fonte fossile. Ci rendiamo conto di quali opportunità queste iniziative possono effettivamente significare per un territorio, o meglio ancora per una regione che intende essere allineata con i tempi che ci troviamo a vivere. Questo significherà per noi una regione attenta ai temi, ma soprattutto una regione che vuole significativamente intervenire per incentivare opportunità che riportino su tutta la filiera il valore aggiunto che oggi purtroppo è concentrato esclusivamente nelle mani dell'imprenditore che investe, valorizza e riscuote gli incentivi. In poche parole, questo è l'atteggiamento che la Regione sul tema specifico assumerà, tenendo presente che il tema dell'efficientamento energetico comunque sarà il primo aspetto sul quale ci confronteremo. Avremo la possibilità di valorizzare un po' tutta la filiera, anche qui produttiva, che riguarda appunto l'edilizia, sperando che con iniziative di questo tipo si possa comunque dare un segnale anche al settore che più di ogni altri oggi sta soffrendo chiaramente la mancanza di liquidità, la mancanza di investimenti e quindi in totale la crisi, considerando soprattutto il numero di occupati che questo settore coinvolge. Io penso che insomma su questi temi
troverete una regione attenta, sensibile e disponibile, soprattutto a recepire istanze di quella concertazione della quale parliamo e continueremo a parlare per i 5 anni, che ci diano la possibilità di recepire le competenze che dal territorio regionale e non possano venire nel montare opportunità. Penso che questo in breve sintesi possa essere il benvenuto e l'avvio dei lavori, sperando che la parola ambiente non significhi inevitabilmente il no a tutti i costi, legato soprattutto, purtroppo, devo dire, a tanta incompetenza che dietro una parolina si nasconde, ma che ambiente significhi sensibilità verso lo stesso, ma soprattutto sensibilità verso le opportunità che la valorizzazione dell'ambiente può significare per la nostra straordinaria regione. Vi ringrazio, mi auguro che questi spunti non finiscano con l'essere banale retorica, ma che diventino oggetto concreto e puntuale di pianificazione, programmazione e mi auguro in tempi stretti realizzazione di un modello di efficientamento e produzione che una volta tanto possa vedere il Molise protagonista nella rivoluzione energetica del nostro Paese. Buon lavoro, grazie. Ringraziamo il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, e ora la parola all'Assessore all'Agricoltura e alla Tutela dell'Ambiente per la Regione Molise, Vittorino Facciolla, grazie. Grazie a tutti, ho ringraziato anche il Presidente perché mi ha tolto ogni tipo di spunto, ha riferito ogni cosa possibile in ordine agli interventi che la Regione può fare in materia di efficientamento energetico, ma in generale di energia rinnovabile. Ma qualche cosa ne da aggiungere, perché credo siano significativi alcuni aspetti che bisogna assolutamente rimarcare. Ormai la differenza tra la pubblica amministrazione e l'altra la fanno i tempi certi, la capacità di innovare e ancora di più le regole. La Regione Molise, il Presidente l'ha detto, credo che si debba dotare di alcune regole che siano certe. Prima ti parlavo, il Presidente ha parlato di sovrapposizione delle mappe, probabilmente faceva riferimento alla circostanza che oggi presso l'Ufficio Energia, quindi della Regione Molise, sono presenti progetti per sviluppo di energia da fonti rinnovabili, nello specifico faccio riferimento all'eolico, per 3.500 euro generatori. È evidente che se la Regione non corre velocemente a fare una legge quadro, anche tra le altre cose magari pensando ad una immediata moratoria che faccia cessare la possibilità nell'immediato di vedere autorizzare questi impianti, probabilmente perderà l'occasione di regolamentare il proprio territorio. Ma se non regolamenta il proprio territorio, come può la Regione pensare ad uno sviluppo energetico, una politica energetica compatibile con le esigenze dell'ambiente? Non potrà mai farlo. Quindi le regole devono essere scritte, le regole devono servire ad indicare il percorso che la Regione vuole per lo sviluppo in alcuni settori della propria vita amministrativa. La Regione non può che fare innovazione attraverso le regole. L'innovazione serve ad anticipare i tempi. La pubblica amministrazione ora si misura attraverso, come dicevo prima, la capacità di fare innovazione, di arrivare prima degli altri, di fare ricerche, di capire qual è il respiro prossimo futuro che bisogna dare in materia, in questo caso, di energia da fonti rinnovabili, ma ancora più di tutela dell'ambiente. Legiferare significa anche in questo caso innovare. Innovare significa dare prospettiva anche di sviluppo a questa regione. Sui tempi certi, altro tema che a noi è estremamente caro, ci giochiamo una gran fetta della nostra credibilità come amministratori pubblici. Tempi certi significa garantire a chi fa impresa di poter ottenere risultati efficienti ed efficaci nel minor tempo possibile, garantire uno sviluppo davvero sostenibile, ma ancora di più significa dare risposta ad una programmazione in materia di politica per l'energia da fonti rinnovabili ed ambientali assolutamente adeguata. Questi sono i temi sui quali noi dovremmo approcciarci nel prossimo futuro, cosa che stiamo già facendo, cercando di capire nell'immediato quali sono i percorsi amministrativi da dover seguire per dare risposte certe al nostro territorio. Sono le ragioni per le quali probabilmente oggi, in questo momento, e non solo per il Molise, non si può pensare ad una politica dell'energia che sia svincolata ad una politica del territorio, ed una politica del territorio che paradossalmente non sia svincolata neppure ad una politica
agricole. La preservazione del nostro territorio passa attraverso questo trinomio che è il territorio, che è la politica energetica, ma che è ancora di più la tutela dell'ambiente. L'uomo, il cittadino molisano, che ha l'esigenza di essere tutelato attraverso questa capacità della pubblica amministrazione di saper scrivere regole certe. Aggiungo, e volgo davvero a chiudere, che la sfida che ci aspetta nel prossimo futuro è una sfida davvero esiziale per le sorti di questa regione. Il tema dell'ambiente non può solo passare attraverso una definizione specifica, per quanto può essere puntuale, della produzione di energia da fonti rinnovabili in genere, ma ancora di più deve passare attraverso questa capacità di sviluppare una filiera che sia in grado di sostenere il tema della possibilità o la possibilità reale di poter gestire anche la parte dei rifiuti da produzione. È un tema che noi abbiamo anche sviluppato in alcuni convegni specifici, è un tema che deve riguardare la nostra capacità di fare progettazione. Oggi gran parte delle attività in materia agricola sono attività che producono un rifiuto. Questo rifiuto oggi il Molise non è in grado di lavorarlo, la nostra regione non è in grado di lavorarlo. Il Presidente prima faceva riferimento alla possibilità di poter sviluppare ipotesi di biomassa, quindi la biomassa come chiusura della filiera. L'attività che può interessare la nostra regione non è solo quella della biomassa per cercare di chiudere la filiera, ma anche quella della messa a dimora adeguata di rifiuti in agricoltura. Il tema dell'ambiente è anche un tema che riguarda il dissesto idrogeologico, che riguarda in maniera evidentissima la nostra regione. È un tema che deve essere considerato a 360 gradi, quindi energia, ambiente, agricoltura, ma in generale tutela del nostro territorio, considerando quali sono gli spazi di vivibilità dello stesso e quali sono gli spazi in cui invece la regione deve serrare le dita e non consentire nessuno sfruttamento del nostro territorio. Credo che questi sono gli impegni che dovrà assumere la regione nel prossimo futuro, quindi legiferare rapidamente attraverso anche una moratoria, se non ci sono idee chiare o se è meglio o meglio, se è opportuno sviluppare in maniera critica attraverso anche le rappresentanze territoriali una esigenza di filiera assoluta, quindi moratoria, rapidità e innovazione. Questi sono i temi sui quali ci confronteremo nel prossimo futuro. Grazie.